Buongiorno a tutti, un saluto a tutti i cittadini di Stornara. Volevo dare delle informazioni per quanto riguarda la situazione dei contagiati qui a Stornara. Abbiamo solo quattro positivi, le quarantene fiduciarie sono finite, i quattro cittadini positivi stanno bene, li saluti tutti, grazie a Dio si sono ripresi. Voglio ancora invitare tutti i cittadini a non uscire fuori Stornara, perché i casi di Stornara insieme con i sei positivi di Stornarella sono più o meno collegati fra di loro, quindi si invita sia i cittadini di Stornara che di Stornarella di non uscire dai propri paesi fin quando non trovano il rimedio del vaccino per il coronavirus. Quindi non molliamo, facciamo un altro piccolo sforzo. Io sono molto contento di come stanno andando le cose. Certamente non è che si può ottenere il 100% di persone che non devono uscire, pur perché i decreti ministeriali di Conte sono un po' ambigui, no? Quindi si può uscire, non si può uscire, quindi a volte molti cittadini sono giustificati da quei decreti. Stanno facendo un grande lavoro il COC, il Centro Operativo Comunale di Stornara, forse uno dei più organizzati della provincia. Voglio ringraziare i carabinieri, che a oggi hanno fatto quasi 60 verbali, quindi non è come si dice che non funziona l'ordine pubblico. Funziona pure se i cittadini partecipano con noi nel non uscire. I nostri vigili, che stanno facendo più del loro dovere, voglio ringraziare Stornara Sanitas, che fanno un lavoro veramente quasi di 24 ore al giorno. E rispondono a tutte le chiamate dei cittadini, dalla spesa ai medicinali e ad altro. Voglio ringraziare lo Stornara Smart, il presidente Massimo Sartone, che stanno dando veramente una mano a livello di solidarietà. Voglio ringraziare la Caritas di Luciano Iaculli, che hanno voluto fortemente partecipare a questa solidarietà nel paese. Quindi Stornara sta rispondendo. E io sono fiero di essere il sindaco di questo paese, perché siamo veramente una famiglia, cittadini che vogliono partecipare alla solidarietà dando dei beni. Quindi di tutti, cioè, oggi si vede chi veramente vuole bene al nostro paese. Quindi io devo ringraziare tutte le ditte, i cittadini che stanno partecipando a far sì che tutti possano mettere il piatto a tavola. E quindi, in questi momenti di una guerra, perché questa è una guerra che noi, non tutti noi, ce l'aspettavamo, quindi oggi fare il sindaco in questi momenti non è facile, e quindi sia io con l'amministrazione stiamo dando il tutto per far sì che il paese po non possa mancare niente. Noi dovremmo combattere quattro guerre, dopo di questa della salute, sperando che riusciamo a risolverla, ci sarà quella economica. Molte aziende, molti cittadini stanno risentendo delle chiusure delle varie attività, e noi come amministrazione cercheremo di aiutare quelle attività che oggi sono chiuse, tipo i bar, parrucchieri, estetisti, ristoranti. E quindi cercando di agevolare quello che il più che si può fare per far sì che queste attività riescano a riprendersi economicamente. Poi ci sta quella sociale e quella psicologica, che è molto importante. Faccio l'esempio già mio: io ero abituato sempre ad uscire, e quindi oggi questa generazione che avevamo un tipo di vita, fare un altro tipo di vita forzata. Se non troviamo delle motivazioni mentali, non sarà facile uscircene. Quindi, se faremo un altro piccolo sforzo, aiuteremo il COC, aiutiamo i carabinieri, i vigili a stare dentro. La spesa non si deve andare tutti i giorni, si può andare un paio di volte a settimana o chiamare la Stornara Sanitas. Evitiamo di andare dalla mamma, dai parenti, dagli amici. Evitiamo di chiamare persone a fare i capelli in casa, evitiamo a certe attività di aprire
senza che hanno l'autorizzazione di aprire. Solo così usciremo bene da questa situazione. Quindi, per quanto riguarda, faremo l'ordinanza di chiusura Pasqua e Pasquetta di tutti gli esercizi, quindi chiunque dovrebbe fare la spesa entro sabato. Ci sono molte mamme che mi hanno chiesto l'apertura delle cartolibrerie, quindi noi inviteremo le cartolibrerie che vogliono rimanere aperte di poter esaudire per quanto riguarda le lezioni, visto che la scuola continua facendo lezioni da casa. È una brutta situazione, però io penso che ne usciremo tutti quanti fortificati. È una cosa che devo pure sottolineare, che si stanno ritrovando i vecchi valori di famiglia, di amicizia, di tutto. Quindi nelle cose negative ci sono anche le cose positive. Vi aggiorno un po' in altre situazioni di quello che è la situazione generale del paese, però ancora una volta dico, non molliamo, stiamo in casa, stiamo facendo un ottimo risultato questo.